scusate se partiremo con 5 minuti di ritardo, ma dovevamo sistemare. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi, perché vuol dire che questo è un tema che interessa e che abbiamo a cuore tutti quanti, in qualsiasi provincia o paese di cui ne parleremo. Vi presento, prima di presentarvi do la parola al sindaco, che intanto vi fa i saluti più istituzionali dei miei, e dopo vi presento chi abbiamo qui a tavola. Buonasera a tutti, benvenuti, davvero è molto bello vedervi così numerosi in una serata che l'amministrazione comunale di Castellaso ha voluto dedicare alla scuola. Voi sapete quanto noi ci teniamo per quello che compete direttamente al comune di Castellaso, quindi l'edilizia scolastica e le nostre strutture, il nostro progetto molto ambizioso ma che stiamo portando avanti di polo scolastico e di rinnovo della scuola media, e anche quello che non compete a noi, perché ci teniamo da sempre ad avere un buon rapporto con la nostra istituzione scolastica e partecipiamo a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto, collaboriamo quando ce n'è bisogno anche oltre il limite di quelle che sono le nostre competenze, e proprio in questo senso abbiamo voluto caricare di grandi aspettative e di grande responsabilità la nostra Benedetta, che ha assunto questo ruolo da pochi mesi ma con grande impegno e vi assicuro grande dedizione. E proprio per questo stasera, nell'ambito del progetto che ha lanciato il governo della Repubblica Italiana, la Buona Scuola, abbiamo voluto essere qui, coinvolgere tutti per cercare di capire dove vorremmo andare e anche, se si può, dove possiamo andare, sperando che le due cose collimino il più possibile. E per fare questo, naturalmente, non lo potevamo fare da soli, lo volevamo fare insieme a chi da così vicino lontano Roma se ne occupa, e quindi ringraziamo sia il dottor Galignani, che è il responsabile attualmente, quindi ne siamo veramente onorati, e per quello che ho potuto vedere sono molto contento, perché riuscirà davvero ad aiutare questo nostro paese, questa nostra scuola a migliorare, per cui lo dico pubblicamente che sono molto contento che lui sia venuto a fare il dirigente, seppur ancora a metà del nostro istituto comprensivo, e la senatrice Francesca Puglisi, che ci spiegherà cos'è questo progetto e ci spiegherà e poi ascolterà quello che vorremmo proporre. Quindi non rubo altro tempo a questa serata che, data la partecipazione, sono sicuro sarà molto produttiva, e vi ringrazio davvero di cuore per essere qui, perché vuol dire che siamo allineati, che ci teniamo tutti. La scuola è per questo paese, questo comune, una vera priorità. Grazie. Prima di dare la parola alla senatrice, volevamo dirvi come avevamo pensato di impostare la serata. Partiamo dai 12 punti che in teoria qualcuno dovrebbe avere sulle sedie. Non avevamo fatto tutte queste fotocopie perché forse non pensavamo di avere così tante persone, però insomma sono i 12 punti, perché la riforma sono un bel po' di pagine, quindi 12 punti che un po' riassumono le questioni cardine della riforma. La cosa che ci terremo a arrivare anche stasera, ci è stata data la possibilità online entro il 15 novembre di poter mandare le cose che noi vorremmo cambiare, o quelle che in realtà ci piacciono meno, ci piacciono di più. Quindi l'idea è il fatto che ci siano anche molti insegnanti, quindi che lo vivono in maniera forse più diretta per alcuni aspetti questa riforma, e anche che ci siano i genitori, vuol dire che insieme potremmo trovare un qualcosa che sia concreto da poter poi rimandare al governo, e quindi dare il nostro piccolo contributo dal nostro posto. Quindi cedo la parola. Allora, grazie innanzitutto per questo invito e per questa occasione così partecipata di confronto. Voglio dirvi innanzitutto che l'ascolto che stiamo facendo da quando il governo ha lanciato questa proposta di patto educativo che facciamo al paese intero, che parla non solo al personale scolastico e agli studenti e alle loro famiglie, ma davvero a tutti i territori del nostro paese. Credo che questo sia il primo
vero importante risultato e successo di questa proposta della buona scuola. Aver rimesso un paese intero, dopo anni in cui veniva detto che la cultura non si mangia, che essere laureati serve a poco, beh, aver trasmesso questa idea che innanzitutto è dalla scuola che noi possiamo ricostruire e cambiare davvero questo paese, penso sia un segnale straordinario. Io solo oggi vengo fuori da tre, e questo è il terzo incontro, la mattina ho passato la mattinata con i dirigenti scolastici dell'Emilia Romagna, e poco fa ero a Castelmaggiore in un altrettanto partecipato incontro. Stiamo con i componenti del Partito Democratico delle settime commissioni di Camera e Senato, ma anche con il governo che sta facendo la propria consultazione non solo online ma anche sui territori, stiamo davvero incontrando migliaia e migliaia di persone e ci mettiamo la faccia perché crediamo che sia necessario partire dalla scuola per tornare a far crescere non solo il paese ma anche le persone. Che cosa? Io voglio essere sintetica in questo primo giro, ma qual è l'idea di fondo che proponiamo in questo patto educativo? Noi vogliamo portare davvero a compimento quella grande riforma che fece il centro-sinistra, che si chiama autonomia scolastica, che però senza stabilità di risorse umane e finanziarie era diventata poco più che uno stalking burocratico, lo sanno bene i nostri dirigenti scolastici. Perché? Perché quando a scuola tu hai il 50% del personale precario e quindi saluti maestre e insegnanti a giugno e non sai se li ritroverai a settembre, difficilmente riesci davvero a compiere quel percorso educativo così di istruzione così importante per i nostri ragazzi. Per fare che cosa? Ogni scuola ha una missione che per noi è molto chiara: accompagnare ciascun ragazzo e ragazza al proprio successo formativo e scolastico. Noi oggi non dormiamo la notte, Matteo Renzi lo dice, si cura poco degli oppositori, a volte anche interni al nostro partito, perché la nostra ossessione è sconfiggere quel 42% di disoccupazione giovanile. Dobbiamo recuperare quei 4.350.000 ragazzi che oggi nel nostro paese non studiano, non lavorano, non sono in formazione, i cosiddetti NEET, e quindi dobbiamo preoccuparci davvero di aiutare i nostri ragazzi ad avere livelli di conoscenza, apprendimento, competenze che siano assolutamente raffrontabili ai loro coetanei europei. Allora, per avere un'autonomia scolastica che funziona, che può prendersi cura di ciascun ragazzo e ragazza, che cosa vogliamo fare? Beh, innanzitutto dare stabilità di risorse umane alla nostra scuola. Maria Stella Gelmini aveva cancellato con un colpo di spugna in una legge finanziaria 85.000 posti di lavoro per i docenti. Il governo Renzi, e ci sono le risorse nella legge di stabilità che inizierà il proprio percorso di discussione alla Camera questa settimana, ha già il miliardo che serve per assumere definitivamente tutti i precari delle graduatorie ad esaurimento. Ossia sono oltre 148.000 docenti che entreranno in ruolo già dal prossimo anno per fare che cosa? 50.000 andranno a coprire i posti vacanti, gli spezzoni d'orario, ciò che con un termine molto efficace veniva chiamato la supplentite. Quei supplenti che entrano in servizio ad inizio anno scolastico, purtroppo spesso arrivano in ritardo perché il Ministero ci mette il suo tempo a fare le cose, e poi appunto noi a giugno li salutiamo e non sappiamo se li abbiamo l'anno successivo.
altri 60.000 sono insegnanti, e questo che ci dicono i primi dati delle graduatorie ad esaurimento, su cui avverrà un preciso censimento che verrà fatto entro il 31 dicembre. 60.000 sono insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Con quegli insegnanti noi potremo dare le risposte che mancano alla necessità, per esempio, di tempo pieno, che è un modello educativo eccellente. E la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono quelli che chiamiamo i gioielli di famiglia del sistema scolastico italiano. La Gelmini aveva cancellato le compresenze. Vediamo un po' qua se riusciamo in qualche modo a rispondere ai bisogni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Lo sapete, con i tagli sono tornate a manifestarsi le liste d'attesa per la scuola dell'infanzia, che non conoscevamo da molto tempo. Quindi quelli saranno gli insegnanti che ridaranno ossigeno alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. E poi altri 18.500 docenti abbiamo scoperto dentro alle graduatorie ad esaurimento potranno iniziare ad arricchire anche quei bisogni formativi che, a causa di un riordino malfatto soprattutto delle scuole secondarie di secondo grado, quest'anno escono dal loro percorso. Avremo i primi maturati del cosiddetto riordino della Gelmini. Beh, lì abbiamo alcune migliaia di insegnanti che potranno, per esempio, essere utili a reinserire l'insegnamento della storia dell'arte anche in quegli istituti tecnici del turismo che, per paradosso, la Gelmini aveva cancellato. O ancora l'insegnamento della pratica musicale. Siamo il paese di Rossini, siamo il paese di Verdi e di molti altri ancora. Beh, è possibile che nel nostro paese la pratica dello strumento, la pratica musicale, sia così trascurata? E ancora l'insegnamento delle discipline economico-giuridiche. Quando parliamo dei bisogni di crescere nelle nostre scuole non solo cittadini competenti, ma proprio cittadini consapevoli che possano avere gli strumenti per fare fronte alle esigenze del mercato del lavoro, ma non solo, ad orientarsi nella propria vita, beh, quelle discipline sono tra quelle che l'organico funzionale, le scuole potranno attingere per implementare la propria offerta formativa. La proposta della buona scuola, io non voglio tediarvi su questo, parla della necessità e del bisogno di migliorare le competenze linguistiche, soprattutto nell'inglese. Siamo, credo, 32esimo su 36 paesi. Abbiamo bisogno di insegnare prima e meglio la lingua inglese ai nostri ragazzi. E ancora, il coding significa insegnare a quei ragazzi che viaggiano in rete con le loro teste veloci sin da piccolissimi e che crescono con il learning by doing. Il coding serve a padroneggiare il linguaggio delle nuove tecnologie, a farne strumento, ed essere cittadini significa anche avere gli strumenti, offrire a tutti soprattutto gli strumenti per essere padroni anche dei nuovi linguaggi. Su questo voglio aprire una piccola parentesi. Al Senato, proprio perché l'ascolto che faremo anche stasera qui è un ascolto vero, e anche a livello istituzionale, in settima commissione al Senato, vogliamo far sì che queste discipline non vengano inserite in un modo meramente additivo, ossia 2 ore di storia dell'arte in più di qui, 2 ore di musica di là. Stiamo facendo un'indagine conoscitiva, chiamando tutti gli attori del mondo della scuola, dalle associazioni professionali di insegnanti, di dirigenti scolastici, sindacati, le associazioni di genitori, le reti studentesche, per fare un bilancio, una fotografia oggi della scuola, soprattutto secondaria di secondo grado,
e così fare una riflessione utile che dia un indirizzo al governo per intervenire soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado. La buona scuola, qui vado un po' in là e in qua nei 12 punti, non seguendoli perfettamente in linea, parla di una scuola fondata sul lavoro. Quel 42% di disoccupazione giovanile, ma quel tasso drammatico di disoccupazione in generale viene innanzitutto, ce lo sta insegnando la crisi. Chi perde per primo il lavoro sono le persone che hanno bassi livelli di istruzione e sono quelli che fanno più fatica poi a trovare un lavoro nuovo. Ma i dati ci dicono anche che il 40% di disoccupazione giovanile non viene fuori soltanto dalla crisi economica, ma anche da un disallineamento delle competenze di cui hanno bisogno le imprese del nostro territorio e le conoscenze e le competenze che offre il nostro sistema di istruzione e di formazione. Allora, aprire davvero le nostre scuole ad un rapporto vero con le imprese del territorio, beh, non devo spiegare qui a Bologna, a Castenaso, che cosa significhi. I nostri, quando mi si dice in alcune assemblee, viene qualcuno a contestare questa apertura al mondo delle imprese, all'alternanza scuola e lavoro che diventa obbligatoria secondo la proposta negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali per almeno 200 ore l'anno. Beh, questo paese, questa terra che era così povera dopo la guerra, divenne ricca di un tessuto di piccole e medie imprese proprio perché amministratori locali lungimiranti investirono sulla qualità delle proprie scuole tecniche e professionali. E anche oggi, sono andata poche settimane fa alle Aldini Valeriani, beh, quei ragazzi e quelle ragazze si appassionano nei laboratori a cui contribuiscono in misura grande le imprese del territorio, offrendo non solo macchinari sui quali aggiornare e formarsi, ma anzi, vi dirò di più, ci sono alle Aldini macchine che arrivano dagli Stati Uniti perché riconoscono la qualità della formazione dei nostri istituti tecnici e professionali e pensano che dall'esercizio, dai laboratori che nascono grazie alla collaborazione tra le scuole e quelle multinazionali, beh, possano nascere anche nuove imprese che poi un domani sapranno fare la manutenzione di questi macchinari che sono così fondamentali per la nostra industria manifatturiera. Qual è il patto che noi facciamo con i nuovi insegnanti che entreranno in servizio dal prossimo anno? È un esercito, non si era mai visto un'assunzione tutta insieme di 148.000 persone circa da parte di una pubblica amministrazione statale. Noi a questi insegnanti chiediamo una cosa, cioè di mettersi in gioco per migliorare la qualità della nostra scuola e insieme a loro vogliamo proporre un nuovo sistema di crescita professionale. Siamo rimasti l'unico paese che ha come unico sistema di progressione stipendiale gli scatti di anzianità. Su questo il governo, la buona scuola, fa una proposta, un sistema di crediti formativi, didattici e professionali che vengono valutati da un nucleo di valutazione interna supportato da un membro esterno
che vada quindi a riconoscere il contributo di qualità che ogni insegnante dà alla propria scuola e che venga quindi messo a valore riconoscendo ogni 3 anni, non più a 6. Attenzione, questa cosa piace molto ai giovani insegnanti, questo sto ascoltando girando per il paese. Oggi un giovane insegnante che entra in ruolo ha il primo scatto di anzianità dopo 6 anni. Ai giovani insegnanti in questo modo viene proposto di mettersi in gioco e di avere un aumento di stipendio di 60 euro già dall'anno... Com'è? Qualcuno dice 8. 8? 9. 9, scusi, sì, chiedo scusa. Insomma, passa un cospicuo numero di anni prima di avere il primo scatto di anzianità, così dopo 3 potrebbero ottenere quei 60 euro mensili in più già dopo solo 3 anni. Su questo, alla parte di valutazione degli insegnanti viene affiancata, ed è già realtà, la valutazione delle scuole attraverso il VALES, e questo è uno strumento di autovalutazione delle scuole che è formato da una serie abbastanza cospicua di indicatori. Berlinguer, quando fece l'autonomia scolastica, disse una cosa: nelle autonomie scolastiche si può fare tutto ciò che non è vietato fare, quindi ha tanta autonomia organizzativa, di insegnamento e tutto, occorre abbinare altrettanta responsabilità e quindi serve un sistema di valutazione. Questa cultura è già passata all'interno delle scuole, Berlinguer cadde sul sistema di valutazione, dopo però voglio ricordarlo, arrivarono la Moratti e la Gelmini, quindi forse questo dovrebbe aiutarci anche a riflettere. E dicevo, al sistema di valutazione fatto da una autovalutazione su un sistema di indicatori di cui l'Indalsi e quindi la misurazione degli apprendimenti è solo uno, e soprattutto è un sistema che deve servire unicamente, non come premio punizione come diceva la Gelmini, ma come metro con cui confrontarsi, dato ovviamente il contesto socio-economico, culturale in cui è inserita la scuola, come metodo di riflessione, perché al miglioramento si deve abbinare appunto al piano di miglioramento una riflessione, un lavoro serio da parte della scuola. Dicevo, voglio anticipare una cosa, nel sistema di valutazione degli insegnanti pensiamo che vada aggiunto alla proposta del governo un elemento di maggiore collegialità di lavoro cooperativo tra insegnanti. Non vogliamo inserire, questa è la nostra preoccupazione, elementi di competitività tra docenti, perché crediamo che il lavoro collegiale degli insegnanti possa essere soprattutto utile a migliorare la qualità complessiva della scuola. Io direi di aver detto tutto, praticamente sì. Abbiamo chiesto, e su questo ci stanno arrivando anche moltissimi contributi, quali sono le norme, quelle che dicevo, le chiamavo lo stalking burocratico. Questo lo chiediamo ovviamente ai dirigenti scolastici, ai dirigenti amministrativi. Pensiamo che noi stiamo facendo una operazione importante in queste settimane di consultazione. Abbiamo rimesso un paese intero a parlare di scuola e credo che questo sia già un segno di grande cambiamento, e soprattutto stiamo mantenendo fede ad un impegno che era quello di non dare mai più riforme calate dall'alto sulle teste degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, delle famiglie e degli studenti.
Quindi io mi taccio, ascolto e vi ringrazio moltissimo del contributo che ci darete questa sera e che poi ci offrirete attraverso il sito del governo, labuonascuola.gov.it. Guardate, il questionario, al di là delle 136 pagine che io capisco non tutti abbiano la pazienza di leggere fino in fondo, il questionario in realtà è molto utile per avere in modo efficace una sintesi della buona scuola, della proposta del governo, ma soprattutto dà, e questo fa vedere che è davvero una consultazione aperta, chiede alla fine anche tre cose: che cosa ti piace di questa proposta, che cosa non ti piace e che cosa tu aggiungeresti. Noi, come dire, stiamo lavorando in modo serio, stiamo già iniziando a preparare le sintesi e i contributi che andranno ad implementare il piano, e quindi ecco, grazie davvero ancora per questa serata così partecipata. Grazie per l'illustrazione molto specifica e molto chiara, e do la parola al dirigente che magari ci racconta la sua esperienza di dirigente dove crede meglio, perché... Allora, buonasera a tutti. Sì. Buonasera a tutti, allora intanto ringrazio l'assessore Renzi che ha voluto così chiamarmi a questo tavolo e il sindaco Stefano Sermenghi, insomma, che sono i promotori di questa serata, ecco, a cui noi come Istituto Comprensivo di Castenaso ben volentieri abbiamo deciso di partecipare. Tra l'altro è presente anche il Presidente del Consiglio d'Istituto, il signor Rimondini, qui in prima fila, e ci sono diversi insegnanti anche di Granarolo, mi sta dicendo, no, ma ce ne sono di varie provenienze, ecco, diciamo, io vedo chiaramente i miei, ecco, un po' dispersi, però insomma ce ne sono veramente. Allora, niente, che dire, intanto io ho letto questo documento, l'ho letto tutto, e devo dire che è stato veramente un piacere, ecco, perché finalmente, come dire, si mette al centro dell'attenzione quella che dovrebbe essere probabilmente la missione della scuola, e questo effettivamente, come ha detto la senatrice Puglisi, non avveniva da diversi anni, ecco. Fra l'altro l'ultimo riordino, adesso non per voler tornare su una, però l'ultimo cosiddetto riordino è stato, diciamo, operato perché contenuto in quel famoso famigerato articolo 64 della legge 133, che è una legge, diciamo, di assestamento finanziario, quindi una legge che doveva in qualche modo far quadrare i conti, e i conti sono stati fatti quadrare con dei tagli drastici che tutti, insomma, noi che lavoriamo nella scuola, di cui tutti noi che lavoriamo nella scuola abbiamo sentito poi diciamo, la portata, purtroppo in maniera spesso negativa, anzi quasi sempre negativa. Ecco. Il documento La Buona Scuola affronta veramente in maniera organica, ecco, con una visione veramente di ampio respiro, tutto il discorso di quello che deve essere la missione della nostra scuola italiana. E fra l'altro fin dalle prime righe si assapora questo, perché la scuola è vista come fautrice di innovazione, di sviluppo, una risorsa veramente contro la disoccupazione, si dice, che possono fare, questo mi ha colpito molto, insomma, perché è stato scritto da dei politici, e questi hanno scritto che possono fare molto di più, no, non per non voler essere frainteso, no, ma si è scritto proprio all'inizio che possono, un insegnante può influire molto di più sul futuro del paese rispetto anche ai politici, insomma, no? Poi chiaramente ognuno deve fare la propria parte. E
E poi c'è questo riferimento alla democrazia che mi ha fatto venire in mente, io ho fatto studi umanistici, insomma, è un grande del nostro, uno dei padri costituenti, che è Piero Calamandrei, un costituzionalista, che in un suo famoso discorso sulla scuola pubblica definì la scuola, usando le parole, un'espressione di Cicerone, che Cicerone riferisce alla famiglia, la definì seminarium rei publice, no? Cioè il semenzaio dello Stato, dove diciamo vengono coltivate quelle pianticelle che poi diventeranno come dire, i pilastri, no? dello Stato. Ecco. E, si dà largo spazio ai docenti e alla funzione docente e finalmente si cerca di mettere le cose a posto, anche adesso scendendo sul piano più pratico, perché si comincia a distinguere ad esempio tra la procedura di abilitazione, che deve, come tutte le abilitazioni, abilita all'esercizio di una professione, ecco perché si parla anche di questo, di professionalità e di professione docente, e il concorso pubblico invece che da ora in poi sarà riservato per la all'immissione in ruolo dei nuovi docenti. E finalmente si pone fine a questo diciamo flagello che è stato quello delle graduatorie, insomma delle graduatorie di esaurimento che hanno generato fra l'altro contenziosi infiniti che anche noi pubblici scolastici a volte dobbiamo in qualche modo poi gestire, di cui sentiamo tutto il peso. E poi ecco questa idea che il docente si debba rimettere in gioco, questo mi ha colpito molto, perché purtroppo noi dirigenti lo vediamo questo, c'è a volte addirittura anche nei giovani un senso quasi di rassegnazione e questo, questo insomma è molto triste, ecco, perché anche perché i docenti comunque sono sempre delle figure di riferimento per i loro alunni e quindi se un alunno non vede nel proprio maestro, nella propria maestra, nel proprio professore, come dire, una persona entusiasta di quello che fa e non semplicemente preoccupato, no, del tirare avanti perché le difficoltà sono enormi, questo naturalmente ha degli effetti anche proprio sui nostri studenti. Mi ha colpito anche molto il riferimento al pensiero critico, ecco, la mission della scuola che è quella, noi dirigenti lo sappiamo, noi docenti lo sappiamo bene, ormai non è quella più trasmissiva, no? Di trasmettere delle conoscenze, ma è quella di stimolare un metodo di lavoro, un metodo di studio, la competenza da apprendere. La competenza digitale, perché giustamente come diceva la senatrice, questi nostri alunni ormai sono tutti nativi digitali e quindi non è pensabile, ecco, una scuola ancora che fa uso solo della lavagna di Ardesia, perché questo è un elemento che di per sé già non ci fa entrare in sintonia con i ragazzi, ecco. E il problem solving, la capacità di risolvere i problemi, quindi lo sviluppo di competenze, no? Di competenze e il saper collaborare insieme, che è una dote questa che è sempre più richiesta nel mondo del lavoro, oltre alla preparazione. Questo comporterà chiaramente anche un impegno forte da parte dei docenti, perché dovranno comunque anche rivedere, no, le loro prassi didattiche, già lo stanno facendo, insomma. È un altro punto che è molto confortante leggere, è che il governo si impegna a fornire una delle occasioni di aggiornamento, che deve essere visto però non solo come propulsore per la carriera, ma un'occasione proprio di crescita anche professionale e quindi personale. Che dire,
ci sono, sì, le cose da dire sono veramente, sarebbero veramente moltissime. Ecco, mi ha colpito anche questa rimettere in gioco materie come la musica, la storia dell'arte, che fanno parte del nostro, come si dice nel documento, essere italiani, quindi un riferimento forte anche alle nostre radici. Poi è chiaro che si potrebbe dire perché la storia dell'arte e non magari altre materie, non so, io ad esempio pensavo il pensiero critico, perché non mettere ad esempio lo studio della filosofia in tutte le scuole superiori, almeno elementi di storia della filosofia, insomma, però comunque sicuramente ci sono, ecco, sono segni importanti. Soprattutto la voglia di si respira veramente una freschezza, ecco, la voglia di voltare pagina, e questo per noi che lavoriamo nella scuola è di grande conforto, ecco. E poi chiaramente non mancano anche accanto a tutti questi punti, diciamo, luminosi di luce, non mancano anche, cioè, anche qualche ombra che magari ci preoccupa, ad esempio il discorso degli insegnanti di sostegno, che sono sempre troppo pochi, ecco. Quindi io quest'anno ho due scuole, no? Sapete che qui a Castenaso sono reggente e poi io sono titolare a Vergato, un istituto di montagna. A Vergato i miei docenti di sostegno sono tutti precari e sono tutti, fuorché uno, non specializzati. Quindi, e la differenza purtroppo si vede, perché se non sono specializzati non fanno quel che possono, sono anche bravi, però non conoscono i fondamenti anche di quello che devono andare a fare in classe, insomma. E poi ecco, c'è un riferimento anche alla forte alla funzione del dirigente scolastico, ecco, si dice che i presidi sono dei dirigenti, perché devono avere anche questa funzione, oltre che ecco, però oltre che così gestionale, un rilancio della capacità del dirigente di orientare in qualche modo l'azione didattica del collegio dei docenti, quindi un riferimento forte alla quella che dovrebbe essere in letteratura descritta come la leadership educativa, ecco, del dirigente scolastico. Un altro punto che forse andrebbe un po' coltivato è il discorso del personale ATA, che invece forse è un po' carente, ecco, almeno per come la penso io. Io penso ad esempio alla mia situazione, io sono dirigente di istituto comprensivo e ormai in questi comprensivi, anche qui a Castellano, stiamo accrescendo sempre di più la dotazione ad esempio di strumentazioni informatiche, elettroniche, che pensiamo alle LIM, no? Le lavagne interattive multimediali, che però necessitano di manutenzione e vanno seguite queste attrezzature. Alcune scuole superiori beneficiano della figura dell'assistente tecnico, ecco. Non sarebbe male poter contare su, ad esempio, figure di questo tipo, almeno uno, ecco, per ogni istituto, sì, in modo che possa insomma, diciamo, sostenerci in questa necessità. Io non dico altro, ecco, perché aspettiamo, ecco, le domande. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Sì, infatti, diceva, venite qua che il microfono, a meno che non si sente. Ah no, guarda, c'è il microfono. Perfetto. Si sente? Ah, si sente. Salve a tutti, io mi chiamo Nunzio Diana, ero consigliere comunale qui a Castenaso. Negli ultimi 5 anni, è vero, a Castenaso abbiamo fatto delle buone cose, le abbiamo fatte tutte insieme, e abbiamo contribuito anche noi. Avevo gran voglia, la vostra esposizione mi ha fatto venire una gran voglia di parlare. Toccherò solo alcuni punti, perché chiaramente sembrerebbe un progetto complesso e articolato, mentre in realtà sappiamo bene che è una serie di slide alle quali ci ha abituato un po' questo governo,
mentre potremmo parlare più articolatamente della legge di iniziativa popolare, ma forse qualcuno qui stasera lo farà meglio di me. Io volevo solo capire alcune cose, fare delle considerazioni che poi si traducono in domande. La senatrice diceva che verranno investiti in questa pseudo riforma circa un miliardo di euro, però mi sembra che abbia omesso di dire che questo miliardo sarà recuperato grazie ai tagli che verranno fatti al comparto scuola, ricerca e università del nostro paese, perché nella legge di stabilità che citava lei circa un quarto dei risparmi previsti vengono appunto chiesti a questi comparti. Si parla di 1,1 miliardi di tagli su scuola, università e ricerca, che sono suddivisi più o meno così. 144 verranno recuperati dai membri esterni delle commissioni d'esame. Sono dati pubblicati sia vecchi, sono dati di una settimana. 144 miliardi per i membri esterni che comunque verranno aboliti. No, bene, quindi questo è un passo avanti. 130 dal fondo di funzionamento delle scuole, come abbiamo detto prima e come ha detto anche il dirigente, non si parla in questa pseudo proposta di legge del personale ATA, si risparmieranno 130 milioni per il funzionamento delle scuole con una rimodulazione per le spese, anche per le spese di pulizia. L'abbiamo già visto questo film e abbiamo visto cosa ha significato soprattutto per i dipendenti esterni delle ditte appaltatrici, quindi una ricaduta, un risparmio che cadrà sulle spalle dei lavoratori. Ci sono 80 ulteriori milioni di recuperati dallo stop degli scatti di anzianità, visto che è stato citato sono stati citati gli scatti di anzianità come una opportunità per i nuovi entrati. Vorrei sottolineare certamente l'assunzione di 148.000 precari è un dato positivo e da apprezzare, però ricordiamo che forse gli insegnanti si sono già messi in gioco in questi 5 anni, come diceva il dirigente che richiamava all'opportunità degli insegnanti di mettersi in gioco, l'hanno fatto nella loro vita con enormi sacrifici, perché sono 5 anni che hanno gli stipendi bloccati come tutti i dipendenti pubblici, e se ne recupereranno, quindi recupereranno 189 in 3 anni con ulteriori blocchi, quindi avranno molte occasioni di rimettersi in gioco e di ritrovare le motivazioni. Poi ci sono i tagli sulle supplenze e anche 50 milioni per di taglio sui progetti nazionali di istruzione e tante altre amenità, 400 milioni di tagli al MIUR. E una cosa che mi sta particolarmente a cuore, sono stati con la legge di stabilità vengono erogati ben 100 milioni per il diritto allo studio contro i 2 miliardi della Germania, giusto per avere un ordine di grandezza, mentre sono previsti 200 milioni per le scuole private. Va bene, scuole private che in questa buona scuola sono praticamente equiparate alle scuole pubbliche in barba all'articolo 33 della Costituzione. L'ultima cosa che volevo dire è appunto che ci sarebbe già una proposta di legge, fra l'altro firmata da molti deputati e senatori di tutti gli schieramenti, anche del PD, che è stata presentata già nel 2006 e che tocca questi punti in maniera più organica e dettagliata, e che potrebbe essere già discussa da subito da tutti e portata avanti per raggiungere, preservando sia quelli che sono i principi costituzionali, sia quello che è il vero valore che deve avere la scuola. La scuola va bene, una parte della scuola può anche affacciarsi anche prematuramente sul mondo del lavoro, ma la scuola non serve come serviva oggi, non serve come serviva negli anni del dopoguerra per creare forza lavoro e grazie a Job Act anche a basso costo, ma deve servire soprattutto per formare dei cittadini che devono contribuire al progresso della propria nazione. Grazie.
dimenticata, visto che siamo tanti e forse sarebbe opportuno per tutti intervenire, se magari stiamo dentro i 5 minuti a testa, forse 5 secondi, no, perché, altre, e ma, no, no, me, siccome mi sono dimenticata, lo dico, non è, e magari se cerchiamo di fare delle domande concrete o delle, in modo da poter farle poi rispondere tutte insieme in modo da arrivare a una risposta. Forse un po' mettendo insieme tutte, non so se vuoi rispondere subito. Allora, le mettiamo tutte insieme, ma facciamo un po' più di interventi e poi facciamo una risposta. Buongiorno. Salve, io sono non allineato, Massimiliano Appressi, sono farmacista e ho due bambini in due scuole. E vi chiedo una cosa, mi sembra che questo sia tutto molto orientato agli insegnanti. Si parla di carriera, si parla di posti di lavoro, si parla di deprecarizzazione. Quindi sostanzialmente una cosa molto positiva per la scuola. Però mi sembra che vogliamo riempire una casa di persone, ma questa casa non è abitabile. Cioè, io ho due bambini, un bambino sta alla scuola primaria a Stellina e i bambini dai 5 anni, dai 4 ai 5 anni non possono dormire, perché? Perché questa è una zona terremotata, i bambini dai 4 ai 5 anni non possono dormire perché non si può fare un'evacuazione dell'ambiente. Oppure mio figlio più grande sta alle scuole Marconi, secondo piano dello stabile, i bagni, ci sono 3 bagni per 150 bambini maschi che dalle 3 di pomeriggio non possono più accedere a questi bagni perché non sono puliti fino al mattino dopo. Allora io vi dico, l'edilizia scolastica non è una cosa banale, va sicuramente affrontata ed è un problema prioritario. Voi come avete intenzione di comportarvi? Perché se i soldi ci sono per le assunzioni, ci devono essere anche per l'edilizia, ma non sono interventi straordinari, sono interventi strutturali e molto importanti. Grazie. Allora, benissimo ovviamente l'assunzione di 148.000 precari, assunzione che peraltro è dovuta all'Europa, una volta che l'Europa ci dice una buona cosa, cioè non è possibile assolutamente per più di 3 volte dare un posto a un insegnante, licenziarlo a giugno e riassumerlo a settembre, non si può, c'è una cosa che non si può fare, l'Europa ha detto che dobbiamo farla, dobbiamo assumerli, se no la multa prevista pare sarà di 4 miliardi, quindi va benissimo che siano assunti, dovevano essere assunti comunque, e comunque è un bene che siano assunti. Io vorrei solo fare riflettere su questa affermazione che c'è nel documento. Le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti. Non è che non sono sufficienti adesso perché siamo in crisi, mai è certificato che non saranno mai sufficienti per la scuola. Ora, la Costituzione dice che la scuola è gratuita e che lo Stato istituisce scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Questo perché? Per un principio di unitarietà e di uguaglianza del sistema scolastico italiano. Significa che la scuola di Stato, la scuola... è finanziata esattamente come la scuola di Agrigento, perché tutte devono assicurare una scuola pubblica un livello medio equanime, ugualitario in tutto lo Stato italiano. Cosa sta succedendo da alcuni anni? Innanzitutto noi dedichiamo alla scuola il 4,5% del PIL, siamo proprio del PIL, siamo al terzo ultimo, per l'ultimo posto. La media europea è 6%. Ora la previsione è di diminuirla ancora, di arrivare al 3,2, 3,6 negli anni a venire. Cosa significa questo? Lo sappiamo tutti. Significa che da anni, con i contributi volontari, noi stiamo finanziando le nostre scuole. Io pago 180-200 euro per iscrivere mia figlia al liceo, in un liceo in cui il 90% è fatto dal contributo dei genitori. Ok? Bene. Finito il cappello, vediamo cosa propone la buona scuola. La buona scuola propone di legalizzare col crowdfunding il contributo dei genitori, cioè si va dalle tende riparate dalla nonna alle LIM che non servono più perché sennò le deve pagare lo Stato, alla tinteggiatura, fino alla
decontribuzione dei contributi, alla defiscalizzazione dei contributi fiscali fino all'appetibilità delle aziende che devono intervenire in maniera pesante a finanziare le scuole. Primo punto. Secondo punto, il MOF, quello che dovrebbe dare l'ampliamento dell'offerta formativa a tutte le scuole. Da 1,5 miliardi, lo riconosce il documento della buona scuola, è stato ridotto negli ultimi anni a 500 milioni. Dice Renzi, la buona scuola, dobbiamo non integrarlo, stabilizzarlo, però nella finanziaria di quest'anno vengono tolti ulteriori milioni. Bene, questo MOF, che prima veniva dato tot bambini, tot insegnanti, coefficienti, e quindi i bambini di Sondrio sono tanti, i bambini di Grisetto sono tanti, in proporzione hanno lo stesso denaro. Come verrà dato? Verrà dato in maniera premiale alle scuole che dimostreranno un miglioramento delle loro performance. Allora, mettiamo insieme un po' le cose. Il contributo dei genitori sarà ovviamente proporzionale alle capacità dei genitori di contribuire. Il MOF sarà dato alle scuole che riescono meglio. I dirigenti si chiameranno gli insegnanti migliori. Le scuole, per ricevere finanziamenti, dovranno essere attrattive. Allora, mi spiegate la differenza che ci sarà tra il Galvani, Legandino, il Pilastro, Scampia? Questa è la fine del dettato costituzionale dell'uguaglianza delle opportunità. Questo è un ulteriore passo verso l'ingiustizia. L'ultima cosa sul merito, perché è abbastanza importante secondo me. Io ho visto un genitore qualche giorno fa, mi ha detto: guarda, io sono favorevolissimo al merito, perché finalmente non dovrò più fare lo slalom per evitare gli insegnanti peggiori e accapararmi gli insegnanti migliori. Allora io gli ho fatto notare questo e vorrei farlo notare a tutti noi. Quando con la chiamata diretta, gli insegnanti migliori, le scuole migliori, più finanziate, eccetera, eccetera, questo si realizzerà, noi andremo in una scuola dove non dovremo più fare lo slalom, a fare domanda, a fare lo slalom, perché sarà la migliore, tutte le sezioni migliori, tutti gli insegnanti migliori. Ci sarà un po' di pigia, immagino. Allora, chi rimarrà fuori, anch'io correrò, chi rimarrà fuori avrà le stesse scuole che adesso, o rimanendo fuori dalla A non servirà più neanche la B, ma si passerà direttamente alla D, alla E, alla M, alla N? Ecco, io vi invito a riflettere su questi due punti. Uno, ci porta verso l'uguaglianza o ci porta verso alcune scuole eccellenti, le altre dei private? Due, ci conviene o è un'illusione quella che rischiamo di farci? Grazie, scusate. Buonasera, io sono un babbo, cioè ho avuto la sfiga di avere un figlio che è nato nel 2002 e ha cominciato a fare la prima elementare nel 2008, quando è andata in onda la riforma Gelmini. E ho visto, malauguratamente, ho visto la scuola deperire un giorno dopo l'altro come se avesse la tubercolosi. Oggi condizione delle scuole, chiunque ha dei figli a scuola lo sa bene, e chiunque di noi che è andato a scuola a suo tempo sa bene la differenza che c'è fra l'oggi e ieri, insomma, il passato. Se posso, vorrei chiedere una cosa: chi di voi ha letto veramente le 136 pagine che parlano della riforma della scuola? Se potete alzare la mano. Sì, io faccio pure 6. No, questo sapete perché l'ho chiesto? Io sono un secchione, quindi l'ho letto tutto, ho fatto anche gli appunti, eccetera. Ma lo dico perché in generale ci si fida, ci siamo fidati di Luigi Berlinguer, che ci ha regalato la legge 62, quella legge di parità che ha, con i nostri soldi, ha cominciato a finanziare le scuole private, in linea di massima scuole professionali, come sappiamo. Poi è arrivata la Moratti e poi la Gelmini, e ci siamo fidati via via, cosa stanno facendo questi? Adesso nessuno di noi ha letto le 136 pagine e finiremo per fidarci. Allora io da genitore vi faccio veramente, vi prego, in ginocchio, leggete queste 136 pagine, non fermatevi ai 12 punti, 12 punti è.
belle parole, adesso ci stiamo abituando anche alle belle parole. Le belle parole a volte sono piene, a volte sono vuote. Spesso ultimamente ascolto parole belle, bene organizzate, ma vuote. Vuote di prospettiva, molto, molto cariche di propaganda, ma molto vuote di contenuti. Allora io da genitore che ha dei figli, che sono andato a scuola molto tempo fa in una scuola dignitosa, garantita a tutti, che garantiva uguaglianza a tutti. Uno poteva nascere figlio di operaio, figlio di dottore, ma aveva la stessa possibilità di formarsi. Bene, leggete per favore queste 136 pagine, perché? E leggetele in trasparenza se potete, perché le belle parole in questo caso non bastano, si tratta dei nostri figli, ragazzi, si tratta dei nostri figli, del loro futuro, del lavoro che troveranno o meno. E quindi se volete fare un regalo a voi stessi, leggete attentamente queste 136 pagine, vi accorgerete che stiamo andando verso il burrone dell'istruzione pubblica, dove l'istruzione pubblica non ci sarà più, perché non sarà garantito un elemento fondamentale, l'opportunità di essere uguali nella possibilità di formarsi. Tutto qua. Ci saranno molte scuole di molte serie, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e a seconda dove si vivrà, a seconda dei soldi che avremo, ma questo non è accettabile. Si torna, chiedo scusa, se ha la domanda la faccia, la domanda così ci sono molte mani. Faccio una domanda a tutti quanti, anche a voi che magari l'avete letto di traverso le 136 pagine. La domanda è questa, per favore, leggete le 136 pagine della riforma Renzi. Di che cos'è propaganda e di che cosa non lo è. Buonasera, io mi chiamo Milena Casamento e dico nome e cognome, sono un'insegnante e lavoro nella scuola primaria e sono un'ex precaria assunta da poco, quindi mi sono fatta tutti i vari percorsi legislativi rispetto sulla mia pelle, rispetto all'organizzazione della scuola, eccetera. E vorrei chiedere a quel signore che parlava in maniera così molto diffusa, che cosa lui aveva trovato di così sconcertante in quelle 136 pagine, perché se io non le ho lette, ammetto la mia ignoranza, sono qua per conoscere i contenuti, se qualcuno me li spiega e non sono soltanto le quattro persone che si sono sedute a quel tavolo, io lo ringrazio, però che non sia fumoso tanto quanto dice che lo sono gli altri, quindi io non lo so. Se lei mi dice che cosa è così disastroso, io la ringrazio. Ha detto per 10 minuti ha parlato di quello che non va. No, ma io ho ascoltato, però lei ha parlato per 5 minuti, ci dice qualcosa, qualche punto. Aspetta, dopo. Adesso facciamo un giro degli altri perché sennò non arriviamo in fondo. Sì, io mi chiamo Ivana Summa, non sono un'insegnante, sono stata una dirigente scolastica, adesso faccio formazione e ho lavorato 10 anni per un istituto di ricerca. Ho presieduto il liceo Minghetti, ho fatto tanti esami di Stato, ho avuto in reggenza un istituto comprensivo, lavoro per l'INDIRE per far aiutare le scuole a migliorare le loro performance. Io l'ho letto, ma forse, ovviamente, le 136 pagine, ho fatto anche delle belle slide, ho scritto degli articoli che potete trovare in rete. Bene, io penso di aver indossato un paio di occhiali diversi da quelli finora indossati, perché saper leggere non significa riconoscere graficamente le lettere dell'alfabeto, ma significa, perdonatemi, leggere in modo critico. Allora, oggi mi sono imbattuta in una frase di Einstein, perché io studio ancora, che dice: non possiamo risolvere i problemi con gli stessi schemi con i quali li abbiamo creati. Io qui sto sentendo soluzioni a quegli stessi problemi creati non dalla Gelmini, ma da tantissimi anni a questa parte, almeno 3 decenni, abbiamo creato un sistema scolastico ineguale, dove non c'è equità e non c'è inclusione. Vi faccio un esempio:
al liceo classico vengono solo i figli di papà, i figli di povera gente vanno ai professionali e ai tecnici. È questo il sistema che vogliamo mantenere? Escono dalla scuola che non sanno neanche che cos'è la cultura del lavoro. Bene, poi ne abbiamo 3,5 milioni che non fanno niente. Gli esami di Stato, una bella cosa con gli insegnanti esterni, sicuro, si spendono milioni per certificare che cosa? Quello che potrebbe certificare uno scrutinio. Non servono a nulla, il 98% viene promosso, si celebra una cerimonia inutile. Perché non facciamo la certificazione delle competenze in quelle 2-3 materie che servono per continuare a studiare? E perché teniamo un sistema scolastico ancora che fa uscire a 19, poi diventano anche 20, 21 anni se ci sono bocciature, e li allattiamo fino alla maggiore età questi ragazzi, quando negli altri paesi sì, li allattiamo, li teniamo lì, poverini, escono, chissà cosa trovano, trovano la vita. E ancora, ogni anno c'è la diatriba sui libri di testo, ma veramente ancora con i libri di testo? Vogliamo far scuola? Noi stiamo preparando per un'economia e per una società che già oggi non esistono più. Allora, inforchiamo gli occhiali giusti. Io non penso che qui ci siano tutte le soluzioni, ma non possiamo ancora retrocedere e impantanarci con le ideologie. La scuola privata non esiste più, ci sono le scuole paritarie che fanno parte di un sistema pubblico. L'abbiamo messo in piedi noi. Costano un terzo delle scuole statali e consentono la libertà di scelta. Pensate che nella laica Francia è lo Stato a pagare gli insegnanti della scuola paritaria. Allora, certo, allora, se vogliamo avere dei pregiudizi padronissimi, ma se vogliamo guardare la realtà in faccia e trovare le soluzioni, cioè noi non siamo con le soluzioni già pronte, però secondo me questa non è una riforma, mi permetto di dire, si chiama tale quando diventa legge. Questa è una proposta, io lo chiamo, è stato lanciato un sasso nello stagno, meno male, lo stagno è la scuola. Pensate, la scuola è fatta di bravi insegnanti, sono tutti bravi gli insegnanti? Rispondete, mia figlia non ha avuto tutti bravi insegnanti. Facciamo qualcosa per farli diventare tutti bravi? Lo sapete che c'è l'obbligo della formazione in servizio in questa proposta? Che i sindacati avevano tolto nel 99, quindi signori miei, se consideriamo davvero la scuola come bene comune, tutti ci dobbiamo impegnare, anche con i nostri soldi. Buonasera, dunque io sono una mamma affidataria e presidente dell'associazione Kairos di Grandarolo dell'Emilia. E siamo un'associazione di famiglie nate da poco, da un anno, e ci occupiamo di affido sine die. Dunque, come associazione noi siamo associate a un'associazione di secondo livello che credo che la senatrice conosce, il CARE, è un coordinamento nazionale che raccoglie 25 associazioni di famiglie affidatarie e adottive. Non so se questa sera ci sono genitori di bambini adottati o affidati, o affidatari, insomma, genitori affidatari. Allora, noi di CARE stiamo cogliendo queste occasioni dove si parla della buona scuola perché vogliamo far conoscere le problematiche di questi bambini, perché vogliamo che la scuola diventi un luogo inclusivo e di benessere per questi bambini che hanno comunque una storia familiare differente. E credo che tutti i nostri figli biologici prima o poi si troveranno in classe questi bambini in modo sempre maggiore, no? In un numero maggiore. Allora, io volevo farvi conoscere che il coordinamento CARE sta lavorando con il Ministero dell'Istruzione dal 2010 e attraverso un protocollo sta lavorando alle linee guida sull'adozione e sull'affido.
e come CARE abbiamo fatto un grande lavoro, e vi devo dire che per quello che riguarda le linee e guida dell'adozione sono pronte. È un documento, è stato completato, manca soltanto la firma del ministro. E fino a quando questa firma non verrà messa, purtroppo questi bambini continueranno, e queste famiglie, a vivere in situazioni e in prassi che sono non omogenee sul territorio nazionale. Invece, attraverso queste nuove linee guida, il bambino potrà, adottivo, potrà entrare nella scuola e permanere con delle buone prassi di accoglienza. Una cosa molto importante, che finisco, è che fino a quando queste linee guida non vengono firmate dal ministro, non possiamo procedere con le linee guida per i bambini affidatari. Io credo che CARE abbia fatto fino adesso un grande lavoro, e andiamo avanti. E questo, diciamo, e ci tengo a dire, parte dal basso. Io credo che dove non arriva lo Stato bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Mi chiamo Maria Mussini, non ho ben capito l'intervento, ma dopo farò qualche domanda su questo intervento. Comunque, io sono insegnante di latino e greco in un liceo classico, e in questo momento sono in aspettativa perché sono impegnata nella stessa attività della senatrice Puglisi. Io sono stata prima firmataria di questo disegno di legge, però ho promesso all'assessore che non avremmo parlato. L'assessore ci ha chiesto di parlare solo della scuola di Renzi, e quindi io mi atterrò a questo perché non voglio mancare di rispetto, giustamente, non voglio mancare di rispetto, sono ospite, non voglio mancare di rispetto. Guardi che, scusi se la interrompo, io non le ho detto di non parlare, ho detto di parlare della buona scuola, punto, cioè era la cosa che vogliamo qua, io non ho detto nient'altro, poi non ho detto di parlare della scuola di Renzi, noi siamo qua per parlare della buona scuola e tutti possono parlare. Cioè, parleremo allora della buona scuola. L'importante è tenersi nei 5 minuti di fare delle domande concrete a cui le persone possono rispondere. Allora, la prima domanda concreta è: avete intenzione o no di abrogare la Gelmini? Perché la riduzione dell'orario scolastico è una causa delle più significative della perdita di organici. La perdita di organici è comunque stata tale da non implicare in ogni caso l'assenza di quella drammatica differenza che c'è tra organico di diritto e organico di fatto. Chi ha un po' di esperienza nella scuola sa, io sono stata precaria per 15 anni, quindi so cosa vuol dire, la differenza tra organico di diritto ed organico di fatto è quella che ha portato appunto poi alla questione europea dell'assunzione del continuo licenziamento. Quindi di fatto l'organico è quello che viene costituito ogni anno, quello è l'organico che viene pagato. Ora, il fatto di assumere stabilmente gli insegnanti, che di fatto però sono costantemente assunti e licenziati, è un costo in più solo nella misura in cui gli vengono riconosciuti gli scatti di anzianità. E soprattutto gli viene riconosciuta la ricostruzione della carriera, perché quello che non avete detto è che la proposta, una delle proposte più, difficili da digerire, per usare un eufemismo, è la mancanza di chiarezza in questo piccolo passaggio. Si illudono i precari di essere stabilizzati, in realtà si scippano ai precari tanti anni di insegnamento, perché quando si entra in ruolo ti viene fatta una ricostruzione della carriera che, benché sia parziale, ti risarcisce comunque del fatto che per ogni anno tu riparti da zero. È chiaro che se voi calcolate che il supplente viene pagato dall'inizio dell'anno scolastico, che è all'inizio di settembre, a volte anche a fine agosto, e che arriva fino agli esami di maturità, perché i precari si sbattono avanti e indietro a fare quei famosi esami che la signora ex dirigente scolastica dice che non servono a niente, e comunque si sbattono avanti e indietro per fare supplenze in quelli, ovviamente cosa rimane fuori? Il pagamento dello stipendio estivo, che viene riassorbito dall'indennità di disoccupazione, ma soprattutto rimane fuori la quota, che è quella poi della ricostruzione della carriera, che è quella che fa in modo che tu poi, già dal primo anno, quando hai 15 anni di precariato, ti vedi riconoscere il primo aspetto. Quindi in realtà la cosa che è più l'invito a leggere è un invito a leggere
non con l'occhiali in un modo o in un altro, ma a leggere, andando a vedere il dettaglio di quello che viene proposto e le conseguenze. Ora, io credo che questa materia debba essere lasciata alla contrattazione, perché questo fa parte della contrattazione. Quello che voglio sottolineare è l'altro aspetto della scuola, quindi la domanda era, glielo dite o non glielo dite, che non avranno gli scatti di anzianità, che non avranno la ricostruzione della carriera? Bene. Il 66% degli insegnanti in una scuola, e se per caso in una scuola gli insegnanti meritevoli fossero più del 66%, e, o fossero meno del 66%, cosa ne vogliamo fare? Altra domanda. Altra domanda, non vedo niente vedo delle citazioni molto generiche sulle lingue straniere. Potreste precisare meglio che investimenti intendete fare? Vedo CLIL alle elementari, CLIL alle medie, vorrei sapere come viene realizzato, perché oggi il CLIL viene finanziato con il fondo con il fondo per la formazione degli insegnanti, cioè viene usato con quei fondi delle 150 ore che vengono utilizzate normalmente per fare formazione, quindi se li uso per quello non lo uso per altro, sempre un po' il gioco delle tre carte. Poi, valutazione, e qui vorrei dire, la valutazione, l'impressione che ci ha dato e che è stata ripetuta nei vari interventi, anche dal signore farmacista, è che in realtà tutto il disegno che c'è qui, che c'è dietro a questo, sia più un disegno che è incentrato sulla figura professionale degli insegnanti. Ed è vero, perché è una concezione aziendalistica, ma non è una concezione aziendalistica nel senso soltanto della privatizzazione delle relazioni lavorative, ma è una concezione aziendalistica proprio, nel senso che io ti do un incentivo, o meglio, io te lo tolgo a tutti, e poi te lo ridò, e lo ridò solo ad alcuni, e lo ridò sulla base di una valutazione dei tuoi meriti. Ora, io ho cominciato a insegnare nel 92, e i risultati del mio insegnamento arrivano quando i miei studenti cominciano ad andare all'università e a inserirsi sul posto di lavoro, cioè ci vuole del tempo, soprattutto è chi qui insegna, e anche qui chi è genitore sa bene che i risultati per una buona formazione arrivano non nell'immediato. Il ragazzo che viene portato allo studio, poiché lo studio non sempre è un'attività piacevole, il mio nipotino preferisce giocare piuttosto che studiare, e questa è la verità. Ci sono situazioni in cui si può costruire una grande motivazione, su quella dovremmo puntare, però di fatto il risultato dell'azienda scuola è un risultato che viene misurato prima di tutto negli esami, signora Dell'Indire, nell'accesso all'università e nell'entrata al posto di lavoro. E voglio parlare brevissimamente. Sono già scaduti i 5 minuti, quindi se fa la domanda, perché poi sì, magari rispondiamo. Certo. Allora, è l'ultima, e così. La scuola migliore l'ho trovata. Allora, l'ultima domanda è: che cosa pensate di fare con l'imbalsi e con tutto il sistema di valutazione, perché una valutazione così come quella che viene fatta normalmente dall'Imbalsi, così come peraltro anche l'Indire, francamente io penso che l'Indire potrebbe essere uno di quei baracconi che potremmo anche rivedere. Magari ognuno ha le sue idee, ce ne sono tante, se no lei non sa come sta. Quindi vorrei sapere che cosa pensate di fare con l'Imbalsi, l'istituto più volte commissariato, e che sembrerebbe che sia quello che ha le carte di regola. C'è il signore dietro che ha la mano alzata, grazie. Io ho una domanda molto specifica, una piccola interruzione. Qui ho sentito parlare della Germania, della spesa percentuale sul PIL, però bisogna anche tornare a vedere qual è il PIL italiano, il debito pubblico italiano, prima di affrontarsi a paesi che hanno un altro livello di crescita economica e un altro livello anche di efficienza della macchina amministrativa e pubblica. La mia domanda è questa: io vorrei sapere, dato che mi sembra il punto qualificante il connubio scuola e lavoro,
che cosa questa riforma prevede, perché le aziende per prendere in carico degli studenti avranno degli oneri, hanno una perdita di tempo nella formazione, perché io anche per esperienza professionale nel mio istituto di credito ho avuto degli universitari che sono venuti alcuni mesi a lavorare presso i nostri uffici, e la formazione quindi ha un costo, perché devi formare queste persone e devi togliere delle ore di attività. Quindi volevo chiedere, il governo quando parla quindi connubio impresa con la scuola, appunto secondo me qualificata, anche se ho sentito che alcuni dicono che la scuola deve essere, come si può dire, un compartimento stagno rispetto al mondo del lavoro, io invece sono totalmente dalla parte opposta, perché poi anche chi ha parlato della Germania, in Germania l'approccio scuola e lavoro è molto più avanzato del nostro. Ecco, l'unica cosa per capire bene il punto, perché è fondata sul lavoro, voglio capire qual è dal punto di vista concreto la procedura, cioè l'operatività per far sì che le aziende, perché qui c'è stato un grosso accordo, ma penso che sia un'eccezione tra la Ducati e una scuola tecnica, ma penso che sia stata più la volontà dell'impresa più che un input del governo, dato che giustamente dovrebbe essere questo progetto erogato a livello nazionale. Ecco, mi piacerebbe capire qual è quell'input che il governo dà alle aziende affinché abbiano un'attrazione nel prendere studenti, perché i conti economici delle aziende, come tutti sapete, e sono quelli che sono, e a differenza qui ho sentito molti discorsi fondati su punti anche teoricamente qualificanti, l'uguaglianza tra Sondrio e Agrigento, però ci dovrebbe essere anche l'uguaglianza tra il lavoratore di Agrigento e il lavoratore della Lombardia, tra l'economia lombarda e l'economia siciliana. Purtroppo il mondo uguale per tutti sarà un'utopia, non si può fare. Ecco, io volevo sapere in maniera precisa qual è il punto di attrattiva dell'impresa per assumere, prendere in carico studenti per 6, 9, 12 mesi. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, sì. C'è il Presidente del Consiglio Istituto? Sì, buonasera. Buonasera. Avevo un paio di cose da chiedere. Allora, anch'io leggendo tutto il documento, la cosa che mi è saltata agli occhi, come faceva notare il dirigente, è praticamente il nessun riferimento, al personale ATA. Tra l'altro in uno dei capitoli finali si parla di aperture pomeridiane della scuola, possibilità quindi di allargare gli orari con l'attività eccetera eccetera. È ovvio che questo non può prescindere dalla presenza dei bidelli, non fosse altro per questione di sorveglianza, cosa di cui si sente già l'esigenza nelle normali ore di lezione. Un'altra cosa di cui non si parla minimamente sono gli organi collegiali. Vengono modificati, c'è un brevissimo accenno dove si dice che saranno coloro che danno l'indirizzo, ma questo vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché poi sappiamo che dare un indirizzo va bene, ma se c'è un dirigente di un certo tipo, insomma, riesce a far andare un po' le cose come vuole lui. Io rafforzerei addirittura, no, non è il nostro caso, non è ovviamente il nostro caso, ci conosciamo troppo poco, no, ma non è caso, però, cioè, vuol dire, io credo che gli organi collegiali vadano rafforzati, perché la partecipazione e la rappresentanza sono importanti. Quindi, ecco, l'altra cosa invece, l'ultima su cui anch'io mi sono soffermato molto, perché praticamente oltre metà del documento è impostato sul discorso dei docenti. E nonostante quello che lei senatrice diceva del fatto che non si vuole creare competitività, io temo che il discorso delle valutazioni e del merito impostato in quel modo lì, con già una percentuale che va a calmierizzare comunque coloro che saranno premiati, perché in teoria potrebbero essere tutti quanti meritevoli, e invece soltanto il 66% andrà a premio. Questo non vorrei che poi innescasse procedure della corsa a fare i corsi di aggiornamento, ad assumere funzioni all'interno della scuola, a cercare di far andare le invalsi il meglio possibile, e perdiamo l'obiettivo finale, perché già le invalsi adesso vengono vissute come
prepariamoci per fare le invasi, quindi non facciamo delle questioni didattiche perché ci dobbiamo preparare alle invasi con tutti i test e tutto quanto. Allora, va bene valutare il docente, va bene il merito, va bene tutto, ma attenzione, perché se la scuola diventa soltanto un posto dove l'insegnante deve sgomitare per poter correre 60 euro, non abbiamo ottenuto nulla. Io voglio dire soltanto due cose molto veloci, premesso che il governo Renzi è un governo riformista, premesso che quei 12 punti sono per una scuola riformista, una buona scuola, io le condivido tutte, dall'alternanza a tutto quello. Premesso che io sono un insegnante di scuola secondaria superiore e che lo faccio molto volentieri, cioè io faccio un bel lavoro e lo voglio continuare a fare. Premesso tutto questo, proprio per fare molto in fretta, però insomma, cosa ho chiesto? Insegno italiano e storia, sono al Manfredi Tanari, quindi è una scuola dove molti ragazzi di questa zona vengono da me. È una scuola certificata, quindi sono molto contento di insegnare in quella scuola. Ok? Tutto questo premesso, io però ho superato i 60 anni. Io voglio continuare a lavorare, ma non sono tutti quelli che hanno superato i 60 anni, non hanno la carica, la voglia che ho io. C'è anche qualcuno che comincia a essere un po' esaurito. Ha ragione. Cioè, io non è che... Io se mi arriva Renzi e mi dice tu devi andare in pensione, e io ci resto molto male, io voglio continuare a lavorare, però non tutti hanno la mia carica. E allora, visto che la legge Fornero è riconosciuta da tutti, anche da lei stessa, dalla Fornero stessa, che ha commesso un grossissimo errore, una grossissima ingiustizia. E allora cosa si aspetta a risolvere questa cosa? Se non è chiaro, mi riferisco a quota 96. Sono docenti che erano nel 2012 4.000, adesso molti di anno in anno stanno andando in pensione, qualcuno ci lascia anche le penne perché poi a una certa età... succede. Quindi, allora, che cosa aspettiamo? Anche perché io, ripeto, io ci voglio stare, io voglio lavorare, ma fino a che io sono lì, un giovane non può mica venire a prendere il mio posto. Come fa un giovane a sostituirmi? Grazie. C'è anche una ragazza laggiù che si era alzata. Chiedete qualcosa. Ah sì, no. In matematica, parto dai numeri, perché ho sentito cose incredibili qua stasera. I numeri valgono per tutti, no? Cioè, per capire in che stato siamo, no? Allora, prima di tutto la nostra scuola italiana, e parlo di dati che fornisce l'OCSE, l'Organizzazione dello Sviluppo Economico, Euridice, che è il servizio statistico della Commissione Europea, dati ufficiali che si possono trovare ovunque, e si vede cosa? Due robe, queste due, cioè fra le tante. Uno, la scuola italiana è fra le più eque che ci sono nei paesi più sviluppati, eque, perché fanno i calcoli su questo, no? E come si fanno questi calcoli? Si vanno a vedere i risultati degli studenti collegati con le condizioni socio-economiche dei genitori, e noi siamo una scuola molto equa, per cui quando sento dire che noi siamo, allora per favore vai a vedere i dati, ecco. Le scuole, altri paesi come per esempio la Germania, per non parlare degli anglosassoni, sono molto contro l'equità. Cioè la forbice sociale in quei paesi lì è terribile. Nei paesi, negli Stati Uniti, si comincia dall'infanzia,
cioè a seconda che te la scuola dell'infanzia che hai, no, poi farai la tua carriera. Se vai in una certa scuola dell'infanzia riesci ad andare all'altra, se non ci andrai mai, mai. Quindi la selezione sociale è molto più alta che noi, intanto partiamo da questo, invece che infamare la nostra scuola, perché in tutti questi anni ha fatto quello che gli chiedeva la Costituzione italiana, cioè di lottare per l'uguaglianza di tutti i cittadini, perché le cose non si possono sentire. La seconda è, cosa è successo negli ultimi anni? Negli ultimi anni noi spendevamo molto per la scuola, è vero. Eravamo fra i paesi che spendevano molto, fino a 15 anni fa. Dati recenti, qualcosa è passato, ma spariti subito. Non so se avete visto la notizia. Siamo ritornati a 20 anni fa. Cioè i tagli terrificanti di questi anni hanno voluto dire che adesso noi abbiamo avuto una perdita del 20% dei finanziamenti pubblici, 20%. In Europa è più 3%, più 3%. E poi, anche questo è stato fatto passare sotto silenzio, perché dice, sono aumentate le spese dei privati. Ma scusate, secondo voi di chi sono queste aumenti delle spese dei privati? Avete visto qualche privato che ha messo dei soldi nella scuola? Lo chiedo, eh? Oh, caro, il grosso chi ce l'ha messo secondo voi? I genitori. Per forza, perché almeno c'è il contributo volontario che aumenta. Non c'è posto nella scuola dell'infanzia statale, devo andare con la privata, me la pago. A proposito del fatto che le scuole, allora si chiama la legge 62, c'è una legge che dà i nomi e dice ci sono le scuole statali e poi ci sono le scuole paritarie private e degli enti locali. Private c'è, perché il gestore è privato. C'è anche paritaria. Paritaria, allora usiamo la dizione corretta, paritarie private. Non facciamo finta che il privato non c'è, perché paritarie vuol dire paritarie, lo sa benissimo che non vuol dire, c'è in Costituzione, dice danno lo stesso titolo di studio, quello vuol dire paritarie, ma non che sono uguali, ripeto, perché le une costano e le altre sono gratuite, come si faccia a dire che sono uguali, questo io non lo so. Allora dicevo, qui c'è una catastrofe sociale in atto, sì, perché andate a vedere. Allora, volete andare a leggere l'Italia? È in questo momento, in questo anno, nel 2013, noi siamo il paese che appunto ha diminuito di più le spese per l'istruzione e le ha scaricate sui genitori, raddoppiandole in 15 anni. In questi anni è successa questa roba qui. Allora la domanda è semplicissima. Questa proposta qui la affronta sta questione? Oppure si dice che va tutto bene così, o addirittura si dice che, perché a me sembra questa, la domanda è questa qui, che quando si afferma che le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti a colmare le esigenze di investimento nella nostra scuola, si dice una cosa che non è mai stata detta prima, quindi vorrei capire il senso di questa affermazione, perché lo collego col resto che dopo dice alle scuole andateveli a trovare, caro Roberto, dopo te li devi andare a cercare te i soldi che non ti arriveranno più, e a chi è, dove li vai a prendere l'istituto comprensivo di Castenaso? Dai genitori, da chi se no? Questa è la questione, credo, centrale sulla quale bisogna riflettere. Poi sono d'accordo, le altre ideologie, c'è chi ci legge una certa visione di scuola lì dentro, anch'io ci leggo quella perché ho letto le parti che la fanno pensare, ce ne saranno altre positive, io concordo sul fatto che finalmente si parli di scuola. Ecco, posso dire l'ultima cosa, ma perché solo 2 mesi? In Francia sono stati 6 mesi di discussione, perché solo 2? Perché fare in fretta non va mai bene di fronte a quello che sta succedendo in questo paese. Grazie. Scusate, lo dico prima, cerchiamo di tenerci dentro perché sono quasi le 11 e vorremmo rispondere, perché giustamente mi sembra opportuno farlo. Domanda secca, sono una mamma. Allora, la domanda è rispetto a un paio di cose che non ci sono e che volevo capire.
uno che non in nessun punto che io abbia letto, insomma, si parla di numero di alunni per classe. Lo dico perché per me questa è una cosa estremamente importante proprio da mamma. Nel senso, quello che a me non piace di ciò che ho letto è un'ottica appunto che non parte, e ormai è così da anni, dal punto di vista dei ragazzi e dei bambini che frequentano la scuola. Perché invece è quello che io ho chiesto alla scuola quando i miei figli hanno iniziato a frequentarla. Io mi sono innamorata, come dire, della scuola che c'era nel mio territorio con la mia prima figlia, iniziando dalla scuola materna, quando mi lamentavo perché creava molte difficoltà l'inserimento a scuola per il lavoro, e l'insegnante mi ha risposto dicendomi: signora, però io capisco le sue ragioni, ma noi non siamo propriamente un servizio. Paradossalmente quella risposta, che lasciava scoperte alcune mie esigenze, mi ha dato però, come dire, una forma di fiducia verso la scuola, un patto che io vorrei rivedere da chi deve fare la riforma della scuola, sul fatto che magari con un approccio diverso, con una visione che parte non dal lavoro, dal genitore, eccetera, ma dal ragazzo, quindi la mancanza, mi colpisce molto la mancanza di una visione didattica di questo progetto, nella speranza che forse mia figlia non avrebbe avuto le stesse difficoltà che io ho avuto come mamma lavoratrice, proprio grazie alla scuola e alla formazione. Ripeto, mi colpisce molto questo, mi colpisce che non ci sia un'attenzione particolare, perché è il problema che noi oggi abbiamo classi, i miei figli frequentano classi con 25-30 alunni, io che fa la scuola media arrivano a 30 alunni, anche con situazioni di certificazione. Questo tipo di risposta, ripeto, con lo sguardo di chi da scuola la frequenza, io non la trovo. L'ho trovata, devo dire, mi sono innamorata con lo stesso amore nel disegno di legge popolare, in cui credo moltissimo, e non riesco a capire perché non se ne possa discutere, non qui, non in questa sede, ma anche in tutte le sedi, perché viene praticamente assolutamente ignorata anche dalla stampa, eccetera. Però, ripeto, io mi sono innamorata di quel progetto esattamente come quella volta mi sono innamorata dell'idea di scuola che veniva rappresentata da quell'insegnante. Ciao, sono Lucia Costa. Mi è venuta in mente una domanda su un aspetto che non ho visto citato, che riguarda gli insegnanti. Perché intanto mi fa molto piacere che l'educazione sia al centro, perché o partiamo fin dai piccoli e arriviamo ai grandi per dirgli prima di tutto come si sta al mondo, se no non avremo un paese migliore, insomma, quindi questa è una cosa importante. Però dicevo, una cosa che credo sia centrale ovviamente la qualità degli insegnanti, perché se abbiamo dei buoni insegnanti, visto che purtroppo molto è dovuto alla buona volontà delle persone che incontriamo nella scuola, allora è fondamentale che proprio quelle persone lì siano brave, scelte, eccetera. Ho visto come si fa a entrare dentro la scuola, ma non ho visto come si fa a uscire. E mi spiego meglio. Capisco che ci sono delle graduatorie che per legge sono lì da diversi anni, quindi diritto acquisito di queste persone che hanno frequentato un istituto magistrale, che si sono iscritte a questa graduatoria, hanno diritto acquisito di entrare, di accedere alla scuola. Però penso che il primo diritto acquisito è quello dei nostri figli di avere una buona educazione, una buona scuola. Quindi questo è un problema che riguarda anche le altre forme di, insomma, di lavoro pubblico. E se non ci sono sistemi effettivamente efficaci di valutazione del lavoro delle persone, e non per fare le gomitate per chi è più bravo, chi non è più bravo, per fare le corsi ai crediti formativi, perché peraltro credo che i corsi di formazione, i crediti formativi per esperienza siano un po' poco efficaci e soprattutto poco trasparenti. Ecco, è pensata una modalità per avere una valutazione efficace? Magari si critica che è una cosa aziendalistica, io faccio il colloquio con chi deve valutare le mie capacità, e se sono
per qualche ragione non adatta alla posizione che ricopro, posso fare altro. E questo deve valere per me che lavoro nel privato, per chi lavora nel pubblico, a maggior ragione per gli insegnanti che devono, a cui noi affidiamo i nostri ragazzi piccoli. Quindi se questa modalità è percepita, diciamo, come troppo cattiva e selettiva o non è forse popolare come intervento, ma io penso che chi ci tiene i suoi figli ci terrebbe che come vengono valutati i figli venissero valutati anche gli insegnanti. Però senza voler fare serie A, serie B, perché non sono neanche termini che peraltro condivido. Penso solo che avere la trasparenza e la serenità di essere giudicati, consapevoli che si è dato il proprio meglio, che si è studiato, che ci si è preparati, si lavora tutto in un ambiente più sereno, consapevoli che con la facilità con cui sei entrato puoi uscire se non stai dando quello che devi dare, perché è il tuo lavoro. Quindi penso che questo sia una cosa. E l'altra cosa, sempre verso l'uscita, e penso che ci sia un po' una problematica che non ho visto citata sull'età degli insegnanti. Immagino che un insegnante che deve prendere la prima elementare quando ha 60 anni o di più, poverina, cioè posso capire che magari è un po' in difficoltà. Poverina nel senso anche che prendere dei bambini molto piccoli è fisicamente impegnativo. Quindi non tutti hanno l'entusiasmo e la capacità anche fisica di farlo, molti ne hanno la voglia, forse qualcuno no. Allora mi chiedevo se c'erano delle proposte per studiare delle modalità di, dico una parola brutta, di riutilizzo, differenziazione della proposta formativa, magari sulla formazione degli adulti, perché anche le famiglie devono essere formate, chi non ha avuto magari la possibilità di studiare da giovane deve poter ancora studiare, deve poter ancora imparare. Abbiamo degli insegnanti che magari per una prima elementare non sono adatti, per le mamme e i papà di quei ragazzi lì magari sì. Quindi se ci sono idee di fare altre cose. Grazie. Buonasera, Orlandi, mi occupo di assistenza tecnica alle amministrazioni nel settore della formazione e dell'istruzione. Un suggerimento come sistema di valutazione nel Fondo Sociale Europeo vengono correntemente utilizzati i questionari ai ragazzi, che consentono di definire la qualità dell'insegnamento, dell'istituto, di tante cose. Può essere un'idea che attualmente è suggerita dai regolamenti comunitari e non incentra l'attenzione sull'organismo che non si autovaluta, ma viene data al destinatari finali, che sono i ragazzi e le famiglie. Passiamo alle risposte, allora, non c'è nessuno? Uno. Posso anche... Senza... Sì. Allora, mi interessa il punto 9, in concreto come pensano di attuare questo punto. Ok, allora il punto 9, in concreto cosa pensano di fare, di costruire delle palestre per le scuole, di costruire, diciamo, delle squadre, delle scuole, perché qualcuno dice in America mio fratello e i suoi figli frequentano la palestra della scuola gratuita e quindi fanno parte della squadra di football della scuola e hanno delle agevolazioni dove i genitori non spendono per lo sport. Grazie. Poi magari se c'è qualcos'altro facciamo. Sì, allora io devo una risposta intanto a un mio genitore, adesso non ricordo, che faceva riferimento alla gestione dei bambini nella scuola dell'infanzia, 4-5 anni che non dormono. Allora il discorso, guardi, è questo, che non possono dormire, non dovrebbero dormire, perché è previsto nelle scuole dell'infanzia, che non sono asili nido, è previsto solo per, sarebbe previsto, diciamo, solo per i più piccolini,
perché quelli di 3 anni facciamo ancora fatica a tenerli, insomma, ai piedi tutta la giornata, ecco. Per cui ci sarebbe, c'è la stanza del riposo, però non si dovrebbe dormire, perché poi se succede qualcosa, effettivamente svegliare dei bambini che stanno dormendo non è facile. È una scelta educativa. Ma è per quello che non li facciamo dormire, perché non si può. Perché non sono sicure le scuole. Poi sul discorso della sicurezza, sul discorso della sicurezza delle scuole, sì, per carità, sappiamo che non tutte le nostre scuole sono a norme. Ecco, poi per quanto riguarda, finisco io, poi dopo, le nostre di Castenaso sono delle scuole, diciamo, tutte a norma. E quindi tutto sommato qui andiamo bene, ecco, purtroppo sappiamo che non è così dappertutto. Per quanto riguarda l'amico e collega Bruno, gli devo anche a lui una risposta. È vero che sarebbe bello che lo Stato potesse sovvenzionare in toto l'istruzione, però il dettato costituzionale che prevede la scuola gratuita è frutto di una certa temperie storico-culturale, si era appena usciti dalla guerra. E quindi la scuola dell'obbligo bastava avere il banco, la lavagna e un astuccio, credo, e un quaderno. Adesso è proponibile questa idea di scuola? Adesso io chiedo questo. Allora, visto che la nostra Costituzione prevede l'articolo 318, la sussidiarietà anche orizzontale, allora io come dirigente pubblico mi devo collocare, perché lo dice la mia carta costituzionale, anche in quell'ottica di fare rete con chi mi può offrire delle opportunità, genitori, banche, associazioni, anche quello che diceva la signora, lo sport, ma sì, la palestra è importante, ma perché costruire una palestra se di fianco ho dei campi sportivi, non so, della parrocchia o del comune, o delle associazioni sportive? Si fa un accordo e in qualche modo si collabora, no? Vabbè, io ho finito, poi... Vi pregherei una cosa, visto che noi abbiamo ascoltato le vostre domande, se ascoltiamo quale risposte, poi se qualcuno vuole intervenire intervenga dopo, in modo da poter avere un confronto, se no non ci si sente neanche tra di noi. Grazie. Bene, innanzitutto grazie davvero di cuore per questa occasione di confronto molto vivo e vivace. Voglio affrontare alcune delle tante questioni che avete sollevato. Innanzitutto do una notizia a Bruno Moretto: la Fondazione Agnelli ti scavalca a sinistra, nel senso che è proprio la Fondazione Agnelli che dice che la nostra scuola, la scuola italiana, non è equa. Non è equa perché è attraversata da profondi divari territoriali, un nord e un sud che sono anni luce distanti per quello che riguarda il successo formativo e scolastico degli studenti, che sono il cuore, devono essere il cuore della scuola italiana. E in più perché, appunto, dice quel rapporto di studi, ancora oggi i figli delle classi, come dire, che hanno un livello socio-culturale ed economico elevato vanno ai licei, licei intermedi vanno ai tecnici e tutti gli altri ai professionali. Purtroppo, ed è l'invito vero che facciamo a tutti voi, agli insegnanti, ai genitori, agli studenti, ai dirigenti scolastici che sono presenti in sala, noi vi chiediamo un grande contributo, un grande lavoro di pensiero e di riflessione su come possiamo migliorare la nostra scuola, soprattutto per quello che attiene la consapevolezza dei nostri ragazzi nel momento, e delle loro famiglie nel momento in cui fanno scelte che sono semplicemente determinanti per la loro vita.
Avete parlato in molti di cosa significa, ci sono tantissime discipline, la buona scuola ne traccia semplicemente un quadro. Ma possiamo per esempio, quindi allora, prima cosa, vera attività di orientamento, attenzione, dice la buona scuola. Gli anni, gli snodi, il passaggio tra la primaria e la secondaria di primo grado, il passaggio tra la scuola media e la scuola superiore, il passaggio che poi i ragazzi si trovano ad affrontare nel momento in cui decidono se affrontare il mondo del lavoro o se passare ad una formazione tecnica superiore o la scelta di una facoltà, sono ancora passaggi cruciali che ci vedono estremamente deboli. Dobbiamo lavorare per migliorare l'orientamento. Oggi purtroppo più che un orientamento è un dirottamento dei ragazzi e delle loro famiglie. Ecco, possiamo pensare per esempio, io guardate, non sono un insegnante, non sono un dirigente scolastico, sono un genitore che ha avuto il figlio che ha fatto il liceo scientifico e quando è stato il momento di arrivare alla scelta della facoltà da frequentare, beh, l'unica attività di orientamento che ha fatto è stato quello di tornare un giorno da una fiera, dalla fiera di Bologna, sovraccarico di volantini, aveva le idee più confuse di prima, ha sbagliato la scelta e quindi ha perso un anno perché al secondo anno ha deciso che quella facoltà che aveva scelto non era per lui, eppure aveva addirittura passato un test d'ingresso perché era una facoltà a numero chiuso, ma dopo ha deciso che non gli piaceva abbastanza. Allora possiamo per esempio pensare se l'ultimo anno delle scuole superiori i nostri ragazzi possono per esempio, vogliono fare medicina, andare a fare due mesi di volontariato all'interno degli ospedali, oppure vogliono fare economia, fare uno stage nelle aziende. Queste alternanze, l'alternanza scuola-lavoro, ci dicono gli insegnanti e ci dicono i dirigenti scolastici anche dei licei, le esperienze di lavoro, ci sono delle ottime pratiche, c'erano diversi che sono qua presenti in sala, che mi seguono nei miei percorsi, Giovanni Cocchi, dove eravamo l'altra sera al Fermi. Ecco, il liceo Fermi è uno di quelli che finanzia le esperienze di lavoro dei ragazzi anche del liceo. Ma attenzione, anche qui ci sono delle buone proposte che stanno emergendo in questa consultazione. Saranno pochi forse due mesi, però sono già abbastanza per ascoltare chi ha voglia di fare proposte e noi siamo qui disponibili ad ascoltarli. Le reti studentesche ci stanno proponendo di attuare uno statuto dello studente in stage perché abbia una protezione, delle garanzie che quell'esperienza di lavoro sia davvero formativa. Possiamo lavorare insieme scuole e imprese per far sì che queste esperienze arricchiscano davvero i nostri ragazzi? Altra cosa, attenzione, non è vero che questa alternanza scuola-lavoro penalizzerà o la possibilità di investire nell'ammodernamento dei laboratori da parte delle aziende sia un qualche cosa che favorirà una divisione tra nord e sud del paese. Guardate, moltissime esperienze di istruzione tecnica e professionali che stanno ricevendo molti premi sono proprio nel mezzogiorno e credo, adesso non mi ricordo più perché ho un lapsus, se lo dicevo a Castelmaggiore o se l'ho già detto qua, ma come dire, sì, oramai inizio a sfasarmi, ma dicevo, la nostra terra è stata una terra che è uscita dalla guerra molto povera, l'ho già detto anche qua, perfetto, ma abbiamo bisogno davvero di investire sull'istruzione tecnica e professionale di qualità.
Stessa cosa stanno facendo, perché lo hanno capito con qualche decennio di ritardo, ma lo stanno facendo anche nel Mezzogiorno d'Italia, con molta gioia e soddisfazione. È una sfida che lanciamo anche al mondo delle imprese, lo stiamo facendo su tutti i versanti, anche sulla riforma del lavoro. Detassare completamente i primi anni di contratti a tutele crescenti per far sì che il contratto conveniente sia davvero il contratto a tempo indeterminato è una sfida che lanciamo al mondo dell'impresa. Per ripartire dobbiamo ripartire tutti assieme e cercare di lavorare davvero tutti assieme. Vengo alle questioni sollevate, che condivido pienamente, del presidente dell'istituto di Castenaso. È vero, il paragrafo degli ATA manca nella proposta della buona scuola. È una di quelle cose, delle domande aperte che ci sono. Cosa manca? Manca questo. Dobbiamo valorizzare il lavoro non solo del personale amministrativo, ma anche dei collaboratori scolastici. Attenzione! Una delle proposte forti su cui a dire il vero il centrosinistra lavora da tempo, e anche qui ci sono buone pratiche didattiche che dicono che organizzando in modo diverso la presenza dei collaboratori scolastici, le scuole aperte il pomeriggio si possono tenere quelle porte aperte per i ragazzi, per permettere di fare che cosa? Di tornare a scuola il pomeriggio e studiare anche semplicemente da soli o in compagnia con i propri amici, vivendo la scuola come se fosse la propria casa. Queste esperienze che ci sono al liceo Ariosto di Ferrara, ma anche nella provincia di Bologna, sono esperienze positive che fanno incontrare i ragazzi con le forze, anche qui, bene, sono felice, non la conoscevo, sono esperienze che fanno incontrare anche i nostri ragazzi con le forze vive del volontariato, e sono momenti importanti di crescita, di arricchimento. E il più grande spreco che non ci possiamo più permettere è quello di tenere queste scuole chiuse. L'altra cosa, gli organi collegiali è una delle domande aperte, quindi scriviamoli insieme. Abbiamo contestato in modo forte la vecchia proposta PREA. Bene, allora c'è una domanda aperta nel questionario del governo che dice: come vogliamo riformare, posto che li abbiamo scritti negli anni 70 e nel frattempo sono successe tantissime cose, tantissime modifiche, abbiamo bisogno di aprire, oppure vogliamo delle autonomie scolastiche che siano delle fortezze impenetrabili dagli amministratori locali, dalle istituzioni culturali del nostro territorio, dal mondo delle imprese, oppure pensiamo che la partecipazione dei genitori, degli studenti e delle realtà vive che ci sono sul territorio debbano essere totalmente respinte dalle scuole autonome? Crediamo che si possa innovare in questo settore, e il questionario del governo è proprio su questo capitolo, è una domanda aperta. Scriviamola insieme, riempiamo quella proposta assieme. Le risorse della legge di stabilità. Allora, l'intervento di prima era un po' datato, perché l'articolo sui gli esami, cioè i cosi esterni, commissari esterni, non c'è, per cui dove taglierete, visto che comunque un miliardo, allora, c'è scritto, te lo spiego io. Innanzitutto questa legge di stabilità va a tagliare su altri capitoli di spesa improduttiva dello Stato, per tornare ad investire 1 miliardo nella scuola quest'anno, 3 miliardi dal 2015, perché oltre all'assunzione ci saranno anche i concorsi con 40.000
assunzioni di volta in volta. Cosa salta all'interno del capitolo della scuola? Salta i 350 milioni di euro che costano le supplenze brevi, perché le supplenze brevi dal prossimo anno potranno essere fatte con l'organico funzionale stabile. Cancelleremo la Gelmini, devo dire che significa fare questa domanda, dare dignità di riforma ad un articolo di legge finanziaria che riforma io non ho mai considerato. Non cancelliamo la Gelmini, cancelliamo praticamente tutti i suoi tagli che ha fatto sul personale, perché non solo ne assumiamo 85.000 che lei ha cancellato, ma ne assumiamo in tutto 140.000. Questo significa davvero dare la possibilità, così lo chiama la buona scuola, dare alle scuole gli insegnanti che servono. Per fare cosa? Beh, per esempio anche per recuperare, per fare un lavoro serio sul recupero di quei ragazzi che appunto hanno, dimostrano delle debolezze nel loro percorso di istruzione. Avete tirato fuori davvero moltissime cose, io me le sono scritte. La certificazione, quale scuola vogliamo? C'era l'intervento della signora che è un'appassionata della LIP, ma dalla LIP, voglio dire, che è una legge di iniziativa popolare che fu presentata all'allora presidente della Camera Bertinotti e che è stata ripresentata al Senato da Movimento 5 Stelle, SEL più Sergio Lo Giudice del PD, forse gli altri due sono alla Camera, non lo so, al Senato, Ricchiuti e Tocci e i Civatiani, chi ha votato contro altre riforme del governo, tra cui quello di cancellare per esempio i nostri posti al Senato, per far diventare finalmente il Senato la Camera delle Autonomie, mantenendo anche lì una promessa elettorale che facciamo da troppo tempo, che è quella di dimezzare il numero di parlamentari. Ecco, quindi comunque sia, io ritengo che anche la LIP, che ho letto in modo approfondito e non da oggi, da molto tempo, possa essere utile ai gruppi che lo riterranno, per implementare, come dire, quando avremo verso gennaio i provvedimenti scritti, con il loro contributo di idee e di proposta, i provvedimenti che il governo insieme al Parlamento sarà chiamato a realizzare. Quindi nulla di particolarmente né divisivo né lacerante. Certo, se io leggo che, e qui lo chiedo al sindaco, che nella LIP si propone che il trasporto scolastico sia gratuito per tutti, vi dico che è una bellissima proposta, al momento totalmente irrealizzabile visto le casse degli enti locali, visto che il trasporto scolastico compete appunto agli enti locali, e che quindi, come dire, resta una fantastica utopia, ma io capisco che la vita sia fatta anche di utopie. Noi però abbiamo il dovere di cercare di sostenere la nostra scuola e di cambiarla e di cercare di sostenerla al miglioramento. A questo proposito abbiamo qui anche tra l'altro due candidati alle elezioni regionali del Partito Democratico, che sono Manuela Marsano e uno 5 Stelle, bene, così li elenchiamo tutti, Manuela Marsano, Luigi Tosiani, che sono stati qui con noi, e un altro del Movimento 5 Stelle, Nunzio Diana del Movimento 5 Stelle, che sono stati qui con noi ad ascoltare il dibattito appassionato sulla scuola. Vedo, e quindi mi sovviene anche il tema dello sport. Nella proposta della buona scuola, siccome si prende atto che siamo il paese con il maggior numero di bambini obesi in Europa, questo problema dell'obesità infantile che è diventata una vera piaga, ci sono 5.300 insegnanti che dal 2015 entreranno in ruolo,
per appunto offrire l'insegnamento dell'educazione motoria da insegnanti specializzati all'interno delle scuole, ma non solo. In questa legislatura abbiamo ampliato ed investito nuove risorse per i progetti fatti in collaborazione con le società sportive. C'è un altro tema che mi divide questo gruppo che mi segue nelle varie iniziative, ed è quello del sistema integrato educazione ed istruzione, lo 06, la scuola dell'infanzia, gli asili nido e la scuola dell'infanzia. Ne avete esperienza in questo territorio. Quando un bambino entra in un asilo nido o in una scuola dell'infanzia, non chiede chi è il gestore, chiede semplicemente di essere cresciuto, accudito, accolto con secondo criteri di grande qualità. A questo punto, che sono prima firmataria di una legge, anche lì che abbiamo raccolto, era già una legge di iniziativa popolare anche quella, ce ne sono tantissime, peccato che le leggi di iniziativa popolare non siano mai diventate realtà nel nostro paese, ma quella che abbiamo depositato e che stiamo per votare al Senato l'abbiamo rivista con il grande patrimonio che abbiamo in questa regione e in Toscana di asili nido e di scuole dell'infanzia. Crediamo che il sistema integrato pubblico, privato e degli enti locali negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia non abbia fatto altro che accrescere la qualità. La LIP propone la scuola dell'infanzia totalmente statale. Andatelo a dire ad una scuola dell'infanzia comunale, ai genitori che hanno i figli che la frequentano, di statalizzarla, o andate a dirlo ai genitori al 60% di offerta paritaria privata del Veneto, e a quella terra che porta quella cultura anche di educazione e di istruzione dell'infanzia, di rendere tutto statale, e scoppia la rivoluzione. Allora, possiamo, attraverso livelli di qualità garantiti sì dal governo pubblico, garantire davvero la crescita di tutto il sistema, facendo che cosa? Innanzitutto preoccupandosi di assicurare a tutti i bambini un'ottima qualità di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, che è semplicemente fondamentale per recuperare gli svantaggi di partenza. Alcuni di voi hanno toccato un altro tema: come fare a compensare anche le differenze territoriali, l'organico funzionale. E qui è uno dei patti che facciamo anche con i nuovi assunti, lo si dice con grande trasparenza, che c'è la possibilità di una mobilità anche territoriale, perché cosa sta accadendo nel nostro paese? Sì, c'è un decremento demografico complessivo che speriamo che, per esempio, il nuovo bonus bebè dopo gli 80 euro, come dire, aiuti a contrastare, ma è nel mezzogiorno d'Italia. A proposito di sostegno, lei diceva della mancanza di insegnanti di sostegno nella nostra regione. Nel mezzogiorno d'Italia abbiamo più insegnanti rispetto al fabbisogno di studenti, perché è lì il calo demografico più forte, mentre nelle regioni del centro-nord ancora c'è una leggera crescita. Eppure, dicevo, già dall'inizio di questa legislatura noi è stata la prima cosa, con il decreto 104, che ci siamo presi a cuore la stabilità degli insegnanti di sostegno per i ragazzi, appunto, perché abbiamo fatto quel piano triennale di immissioni in ruolo, che prevede l'immissione in ruolo di 26.000 insegnanti, 13.000 già quest'anno, 8.000 l'anno prossimo, ma adesso mi si è chiusa la pagina, ma con i nuovi ne arriveranno altri 14.000 attraverso le graduatorie ad esaurimento. Guardate,
Anche io, come Ambrogio Vitali, vi invito a leggere la proposta della buona scuola, perché io credo che la scuola debba essere, d'ora in poi, che per questo governo è diventato un terreno sul quale noi intendiamo tornare ad investire con forza. Lo abbiamo fatto già in parte, certo, man mano che troviamo le risorse nell'edilizia scolastica con il progetto di scuole sicure, scuole nuove, scuole belle, che è costato un grande investimento di 2,5 miliardi, tolti dai vincoli del patto di stabilità. Ecco, noi stiamo cercando di ricostruire il paese a partire appunto dalle scuole, perché siamo convinti che se vogliamo cambiare pagina dobbiamo davvero ripartire dalla scuola, e il nostro assillo deve essere quello di offrire il meglio che abbiamo a disposizione per i nostri ragazzi. Vedo lì che si è, e mi ha ragione, perché mi sono dimenticata della questione degli insegnanti più anziani. Allora, avete tirato fuori il tema della valutazione. Ho già detto anche a Giovanni Cocchi che, anche a noi sta a cuore non disegnare un sistema estremamente competitivo, ma che permetta la crescita professionale degli insegnanti all'interno delle autonomie scolastiche. Allora, con anche il tavolo della Leopolda ha partecipato Ivana e molti altri, Benedetta stessa e molti altri, noi abbiamo fatto una proposta, ascoltando le persone che hanno liberamente partecipato a quella grande iniziativa di partecipazione democratica, abbiamo anche lì fatto una proposta che dice: ma un insegnante perché deve entrare, da quando entra il primo giorno in cui viene immesso in ruolo al giorno in cui esce, deve fare sempre la stessa professione? Può un insegnante, man mano che cresce professionalmente all'interno della scuola, differenziare il proprio contributo all'interno dell'autonomia scolastica? In realtà è una cosa che le scuole già fanno. Per esempio, pensiamo alle funzioni obiettivo, alle funzioni strumentali, che oggi vengono finanziate con le briciole del MOF. Però cosa ci abbiamo fatto con quei fondi del MOF? Ci abbiamo pagato gli scatti di anzianità che Tremonti aveva tagliato. Allora, possiamo invece dare un riconoscimento serio a chi si occupa del coordinamento degli insegnanti di sostegno e quindi tiene contatti con le famiglie, le ASL, gli enti locali? Possiamo dare un riconoscimento vero a chi si occupa dell'orientamento? Oppure gli insegnanti più anziani, che magari non ce la fanno più a stare in aula con i ragazzini di 11 anni, possiamo pensare che saranno loro, se ricchi di esperienza e competenza, di accompagnare gli insegnanti giovani che sono stati appena immessi in ruolo, così rimotivandoli? Ecco, è questa una delle idee per superare il sistema unico. È rimasto l'unico paese che ha ancora solo e soltanto quel sistema lì di avanzamento stipendiale degli insegnanti, gli scatti di anzianità. Nonostante questo, le risorse nella legge di stabilità ci sono anche per gli scatti di anzianità. Quindi, dicevo, però possiamo pensare a un meccanismo diverso per riconoscere la professionalità e il ruolo dei docenti. Avete tirato fuori anche il tema della formazione in servizio. Crediamo che sia arrivato il momento di rottamare i corsetti online fatti per accaparrare punti per avanzare nelle graduatorie. Pensiamo che questo ci raccontano in questo percorso, in questo viaggio che stiamo facendo nel paese per ascoltare il mondo della scuola e non solo, che per esempio lo scambio tra pari, cioè tra buone pratiche didattiche di insegnanti
di scuole diverse del nostro paese. A questo serve l'INDIRE, ad individuare le buone pratiche didattiche e a farle circolare nel paese. Farà formazione anche su questo, coinvolgendo pienamente gli insegnanti e le buone pratiche didattiche che ci sono nelle scuole, ma anche per esempio attraverso gli scambi che grazie ai fondi europei riusciamo ad ottenere tra scuole italiane ed europee. Ecco, sono motivi, noi speriamo, di rimotivazione del corpo docente questi, ma speriamo soprattutto che la missione che tutti noi abbiamo, genitori, studenti, insegnanti, imprese, è di costruire finalmente un paese nuovo a partire da una scuola che non può accontentarsi di dire che va tutto bene così dopo anni di tagli massacranti, ma che ha bisogno di rimettersi in cammino progettando davvero la qualità migliore per i nostri ragazzi. Ma è tardissimo e volevo solo dire una parola prima di passare al saluto finale del sindaco. Io parlo come mamma in questo momento, ho sentito parlare che si occupa molto la riforma soltanto degli alunni, degli insegnanti. Io penso che l'obiettivo di un insegnante sia far sì che siano i nostri bambini, i nostri ragazzi. Credo che quello che sta più a cuore a loro sia la crescita e l'educazione dei nostri figli. Per cui penso che la riforma punti su di loro perché loro puntano sui nostri figli. Credo che non sia quello l'obiettivo principale. L'entusiasmo con cui il signore parlava della scuola credo che debba ripartire da tutti, che sia indipendentemente dall'età, perché è quello che si trasmette ai ragazzi ed è quello che fa innamorare i ragazzi nel poter dire scelgo qualcosa per il mio futuro, perché è quello che poi devono arrivare. Qualsiasi scelta facciano è recuperare il loro futuro e poter fare una scelta. Credo che la possibilità si può. No, mi ha detto non posso. Mi ha detto che non si può perché è tardissimo. Passo la parola al signor, scusi, dopo me la dice, però se no vale per tutti, se no non posso farla. Bene. Allora, io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere fino a quest'ora. Vorrei dire una cosa anche io, non da tecnico della scuola, ma più in generale, perché vorrei che andaste tutti a casa pensando di aver passato del tempo utile, di aver appreso qualcosa che vi può servire e che può servire anche a chi sta a Roma a fare meglio il suo lavoro. E chi mi conosce sa che non sono quasi mai d'accordo col Premier, non andiamo proprio d'accordo per niente, però penso che questa volta ci sia comunque un qualcosa di nuovo. Questa sera qui nel nostro piccolo comune di Castenaso, ma vedo persone che non sono di Castenaso, Granarolo, San Lazzaro, di Bologna abbiamo il presidente del quartiere, e mi fa molto piacere che si possa parlare direttamente con chi ci rappresenta senza filtri, senza mediazioni, perché troppo spesso le decisioni vengono prese da chi pensa di rappresentare tutti gli altri senza aver mai avuto nessuna legittimazione a farlo. E quindi già questo è un elemento nuovo, qualcosa che ci consente di pensare che possiamo incidere anche noi nel nostro piccolo e dare il piccolo contributo. L'altra cosa che vorrei sottolineare è la difficoltà di intervenire in questo paese, e parlo dell'Italia in generale, perché ci sono due cose che impediscono le riforme davvero. La prima è la campagna elettorale permanente. Siamo troppo abituati qui a dire delle cose perché pensiamo di accaparrarci il consenso di più persone possibili invece che pensare a qual è il problema da risolvere davvero. E questo favorisce molto quelli che amano protestare, che sono capaci solo a criticare quello che fanno gli altri perché non sono capaci di fare niente, perché chi protesta e non propone mai è solo uno che non è capace di fare le cose, allora è più facile. E io ve lo dico da amministratore, perché amministrare anche un piccolo comune come questo vuol dire star lì, vuol dire applicarsi e cercare di vedere tutto, ma veramente tutto, a 360 gradi, perché se tolgo dei soldi da una parte devo sapere dove li vado a mettere, ma se devo metterli
in qualcosa che ha ritenuto prioritario, li sto togliendo da qualche altra parte. E i soldi sono sempre i nostri, perché possiamo dire che è tutto gratuito, è tutto gratis, è tutto bello, ma alla fine i soldi lo Stato da qualche parte li deve tirare fuori e li paghiamo tutti noi. E allora cerchiamo di guardare con spirito propositivo e positivo a un'iniziativa del governo come questa che ci chiede di dire la nostra. C'è una proposta, 136 pagine, vi dico subito che io non le leggerò mai tutte, però le approfondirò, ma almeno andiamo a casa stasera col pensiero di poter fare qualcosa e di poter incidere. Il sito è chiarissimo, basta andarlo a vedere, si può leggere la riforma e si possono fare delle proposte. Potete parlarne a casa, potete parlarne con i genitori, con gli insegnanti, a scuola. Potremo riparlarne ancora anche qui da noi a Castenaso, perché l'assessore è sempre a disposizione di tutti. Entro il 15 novembre passerà questa, ma dopo poi la scuola non finisce il 15 novembre, finisce a giugno, e quindi avremo ancora la possibilità di parlarne. E l'ultima cosa che invece vi voglio dire è che appunto in questa ottica dobbiamo anche smetterla, senza smettere di criticare le cose che non vanno, che sarebbe sbagliatissimo, ma smetterla di autoflagellarci, di dire che questo è un paese che non porta da nessuna parte, che questa scuola fa schifo. Noi abbiamo una scuola che è migliorabile, come sono migliorabili tutte le cose che abbiamo in Italia, ma abbiamo un grande paese, siamo delle grandi persone che possono veramente fare la differenza. E non lo dico per dire, perché l'ho già sentito da qualcun altro, ma lo dico perché, per esempio, io sono nato qui a Castenaso, i miei genitori sono nati entrambi qui, mio padre faceva l'operaio e mia madre aveva una piccola lavasecco con sua sorella, e non volevano che io andassi a scuola a Bologna a fare il Minghetti, perché pensavano che non ce l'avrei mai fatta a fare il Minghetti, perché si diceva che era una scuola dove andavano solo i figli dei signoroni, dei dottori, dei commercialisti, degli avvocati, ma io volevo fare l'avvocato. E allora io sono andato al Minghetti lo stesso e ce l'ho fatta, e oggi faccio l'avvocato, bene o male non lo so, ma lo faccio. E allora dobbiamo pensare che è possibile, e dobbiamo dire ai nostri figli e ai nostri ragazzi che si può, e si può solo se ci si impegna, e se ci riusciamo a impegnare tutti nel fare il nostro piccolo dovere, allora forse questo paese si salva e rimarrà uno dei paesi più belli del mondo dove vivere, tranquilli e sereni. Allora cerchiamo di portare a casa almeno queste due cose stasera, e per la riforma della scuola naturalmente non chiamate il sindaco ma l'assessore alla scuola. Buonanotte.